A Solarino, poco dopo le 22:30 di ieri, la forte pioggia ha fatto crollare parte del muro di cinta della scuola media di Via Mendola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada. Lunedì, come afferma il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, gli studenti della scuola potranno tornare regolarmente tra i banchi. Il muro crollato, infatti, riguarda un ingresso secondario dell'istituto scolastico e già da questa mattina si sta lavorando per ripristinare la parete. Oltre a Solarino, il forte temporale ha interessato l'intera fascia ionica della Sicilia, in particolar modo Catania, dove è venuta giù un'abbondante grandinata. Solito copione a Siracusa, dove si sono registrati allagamenti soprattutto nelle zone più critiche come il Villaggio Miano e Via Arsenale. La forte pioggia non ha risparmiato neanche gli spogliatoi dello stadio Nicola De Simone che si sono allagati, problema che è stato risolto nella stessa serata. Per qualche ora, quindi, l'alluvione lampo ha messo in ginocchio l'intera città, con diversi tombini saltati e con il traffico che è andato in tilt. Tante le chiamate al centralino del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con le squadre che sono state impegnate per soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati all'interno delle proprie auto e per liberare le abitazioni invase dall'acqua. Adesso la situazione sembra essere tornata alla normalità, con una breve pausa per domani e con la pioggia che potrebbe tornare all'inizio della prossima settimana. La colonnina di Mercurio, però, è scesa di qualche grado al di sotto della media stagionale. L'inverno sembra essere arrivato, quindi prepariamoci a tirare fuori sciarpe e cappotti.